Niente supplementari, le scelte dei due tecnici. Zauri rinuncia a Drudi, recuperato ma non al top della condizione, gioca Janes, rientrano Zappella e Veroli, quest'ultimo dopo quattro panchine di fila. Davanti Cernigoi, la novità sostanziale, a sorpresa preferito a Ferrari, in realtà Ferrari non era al meglio per un problema al polpaccio, Carrarese priva di Imperiale, Figoli e Battistella messo fuori causa da una contrattura in cabina di regia, l'ex Berardocco. 4-3-3, esterno Bramante che però in fase di non possesso accorcia su De Risio in posizione centrale, le punte sono Dauria e Dumbia, non vere e proprie punte di ruolo. Queste le immagini dell'inizio della partita, c'è subito un calcio di punizione ma il Pescara andrà in vantaggio all'ottavo minuto, c'è questa bella combinazione tra Clemenza e Zappella, il cross morbido, bravo Cernigoi a sfilarsi dalla marcatura di Rota e incrociare sul palo lungo, nulla da fare per Vettorel, 1-0 Pescara, si mette nel migliore dei modi questa partita per la squadra di Luciano Zauri, anche il primo gol davanti al pubblico amico per Jacopo Cernigoi, non segnava dal 23 febbraio, l'unica marcatura in biancazzurra, trasferta biancazzurro in la trasferta di Pesaro, partita finita 0-2 per la squadra dell'allora tecnico Gaetano Oteri, il raddoppio nel finale di Zappella, rivediamo il cross morbido di Zappella, bravo a sfilarsi la marcatura di Rota, Cernigoi a incrociare sul palo lungo, nulla da fare dunque per il servo difensore della Carrarese Vettorello, ottavo minuto nel corso del primo tempo, Pescara 1, Carrarese 0, ma comincia a giocare la Carrarese, c'è più ritmo, più aggressività, sanno cosa fare col pallone tra i piedi i giocatori di Totò di Natale, anche se qui c'è un bello scambio tra Clemenza e Pontisso, giocano corto sul calcio d'angolo, il sinistro di Clemenza che trova però prontissimo la respinta il portiere della Carrarese Vettorel classe 2000, quindi il pareggio con la conclusione di Bramante, il rimpallo favorevole a Pasciuti, un gran diagonale, nulla da fare per l'estremo difensore del Pescara, Sorrentino 1-1 al 20° minuto nel corso del primo tempo, gol anche fortuito se vogliamo, però Bramante non può stare lì da solo a raccogliere l'invito del suo compagno di squadra Semprini, poi il rimpallo per carità, ma anche il gran diagonale davvero preciso di Pasciuti, classe 89, grande esperienza, è stato uno dei pilastri del Carpi dalla Serie D alla Serie A, la promozione in Serie A nel 2015 con Castori allenatore, il raddoppio al 34esimo, rinvio di Vettorel, Dumbia spizza il pallone e qui c'è il gioiello, il capolavoro di Dauria, classe 96, scuola Napoli, ex Siena, ma l'infrazione ai danni di Zappella è nitida, si vede ad occhio nudo, rivediamo, infatti Zappella sta per perdere il controllo del pallone ma da tergo c'è l'intervento davvero falloso di Dauria, l'arbitro non se ne avvede, ci sono le proteste tutte giustificate da parte della squadra di Luciano Zauri, rivediamo ancora una volta, diciamo che c'è stato un tentennamento da parte di Zappella, però il fallo di Dauria mi pare netto, il gran gol del 10 della Carrarese, il quarto sigillo in questo campionato per il classe 96, ripetiamo, scuola Napoli, qui sul rinvio appunto di Vettorel, bravo Dumbia, spizza il pallone, guardate Zappella che allarga le braccia, il pallone è nella sua piena disponibilità e c'è il fallo mi pare evidente di Dauria su Zappella che poi regala un gol capolavoro, il gioiello di Dauria, il pareggio o meglio l'1-2 scusate della Carrarese, siamo al 70° minuto, quindi siamo con le immagini nella ripresa, il fuorigioco di Dauria è netto sull'invito da destra di Semprini, non ci sono dubbi, tra poco rivedremo probabilmente, ecco qui Semprini ex Brescia che alza la testa, il suo invito in mezzo, insomma c'è un metro di fuorigioco e questa volta alza la bandierina il guardalini che opera sotto i distinti, il fischio dell'arbitro, sempre 1-2 il Pescara alla ricerca del gol, qualificazione, c'è, arriva sul cross di Pontisso il tentativo aereo riuscito di Cernigoi che probabilmente tocca il pallone con la spalla e non con il braccio,
ci sono le proteste veementi da parte della formazione toscana, da parte dell'allenatore Totò Di Natale. Rivediamo Pontisso, alza la testa, l'invito morbido e il tocco con la spalla e non con il braccio di Cernigoi, doppietta per il giocatore del Pescara in prestito dal Seregno, e il terzo centro in questo campionato con i colori biancazzurri non segnava, ricordiamo, dal 23 febbraio, nell'unico gol che aveva fin qui realizzato in trasferta a Pesaro, una doppietta fondamentale, un gol decisivo questo di Jacopo Cernigoi. Tante le proteste, non tanto dobbiamo dire da parte dei giocatori della squadra di Natale, quanto invece da parte dell'allenatore toscano Totò Di Natale, che poi abbiamo ascoltato ai nostri microfoni, molto più tranquillo a fine partita, anche sorridente, perché insomma la sua squadra ha giocato una grandissima partita. Qui attenzione, perché sul 2-2 c'è una grande opportunità per Berardocco, servito da Dumbia, l'ex di turno cresciuto del Pescara, abruzzese di Montesilvano, calcia col destro, la palla termina ad un soffio al lato alla destra della porta difesa da Sorrentino. 5 minuti di recupero, il Pescara che faticaccia, supera il primo turno dei playoff di girone, finisce 2-2, tornerà a giocare mercoledì allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, sempre in casa, sempre in gara secca, con 2 risultati su 3.